Peleg che lo aveva rapito per riportarlo in Israele. Con lui e con la nonna d'ora in avanti si sentirà solo per telefono. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, gol a raffica nei due posticipi che hanno chiuso la quindicesima di campionato. Non sono bastate al Torino due reti di vantaggio contro l'Empoli che ha rimontato cogliendo un meritato pareggio. Spettacolare anche il 4-4 dell'Olimpico tra Lazio e Udinese con i biancocelesti che l'avevano ribaltata dopo essere stati sotto 3-1, ma al 99esimo è arrivato il definitivo pari friulano. Ora 24 ore per tirare il fiato, ma da domani si riparte con gli anticipi della 16ª giornata in campo Napoli, Milan e Inter. L'informazione al momento termina qui, a più tardi. Circolazione depressionaria sulle nostre regioni centro-meridionali, dove nel corso della giornata si verificheranno altre piogge, mentre migliora decisamente al nord. Calano le temperature. Al mattino ampio soleggiamento sui settori settentrionali del paese, salvo per isolati disturbi sulla Romagna. Cieli anche pressoché sereni al nord-ovest, spiccata instabilità invece al centro-sud. Qui ci saranno piogge frequenti, in particolare sul versante centrale adriatico e sulle aree più meridionali. Nel pomeriggio tempo stabile, poche nubi sparsa al nord, nonché su Toscana, Lazio, Umbria e Marche, mentre sui restanti settori avremo ancora un tempo dinamico, con rischio di altre piogge, sia pur più irregolare. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti. Radio CRT, Radio CRT, Working on a Dream. Diresti, ma io sono fan di Gaber, oppure delle storie che fa DJ Khaled, di Umberto Eco, però io non so una frase, la mia filosofia di base l'ho presa da Guerre Stellari con le spade laser, quindi sai che sono un fan di Mandalorian, sono fan della base che si stoppa, come la vita che quando sembra finita ricomincia e riparte una bella storia. Sono fan di Dua Lipa, ma anche tanto di Mina, e fan di Wes Craven e dei film della Pixar, della faccia pulita, le moto truccate, della pizza dopo la partita. Io sono fan da una vita, delle scelte sbagliate, ma non esistevo senza averti qua, sono sempre stato un tuo grande fan. Io non ci credo che sei mia, per me tu sei la star più grande del mondo. Dai, dammi un secondo, facciamo una fotografia, se no poi pensano che è una bugia, e se non funziona cosa vuoi che sia, sarà un po' colpa tua, sarà un po' colpa mia. Sono fan della birra inglese, ciambelle americane, fumetto giapponese, le baci alla francese. Nonostante tutto sono fan del mio paese, in gita col panino al sacco con l'anduria calabrese. E sono fan della macete, anche della Pausini pure se non ci credete. Sono felice se fanno successo perché un fan geloso poi diventa un hater. Sono fan dell'estate, del pigiama invernale, delle litigate, delle serenate, delle canzoni stonate, delle parole crociate, le rime baciate. Sono fan di isole deserte, sono fan della gente quando lo stadio si riempie, ma non esistevo senza averti qua, sono sempre stato un tuo grande fan. Io non ci credo che sei mia, per me tu sei la star più grande del mondo. Dai, dammi un secondo, facciamo una fotografia, se no poi pensano che è una bugia, e se non funziona cosa vuoi che sia, sarà un po' colpa tua, sarà un po' colpa mia. Io non ci credo che sei mia, per me tu sei la star più grande del mondo. Dai, dammi un secondo, facciamo una fotografia, se no poi pensano che è una bugia, e se non funziona cosa vuoi che sia, sarà un po' colpa tua, sarà un po' colpa mia. Radio CRT, Working on a Dream. Il programma è stato offerto da Apriti Cielo sulla frontiera. Avete ascoltato Apriti Cielo, un programma ideato e condotto da Eddie De Michele. Per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera.
Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi due cuori e la capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 443004.